Ciao a tutti, nuova recensione, per la prima volta andiamo su un terreno diverso dal solito. Il libro è Presunto colpevole, gli ultimi giorni di Bettino Craxi, scritto da Marcello Sorgi. È un libro che, pur essendo inquadrato nel genere biografico, a tratti assume le vesti del saggio politico. A 20 anni dalla morte dello statista socialista si ripercorrono i fatti che hanno portato alla sua condanna, ma soprattutto viene offerto un punto di vista diverso, senza dare giudizi. Un centinaio di pagine divise in 5 capitoli per raccontare due delle pagine più nere della storia italiana, il caso Moro e Tangentopoli. Cosa lega questi due avvenimenti? Un nome, Bettino Craxi. Marcello Sorgi parte dagli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi per raccontare il calvario della sua malattia, il diabete, che a causa di una trascuratezza che nasconde anche uno stato depressivo lo porterà poi alla morte. Nel racconto si ripercorrono però gli anni anche del politico Bettino Craxi che lo ha portato ad essere un punto di riferimento in Italia e all'estero. Proprio per questo si racconta del caso Moro, portando ad una similitudine con il caso Craxi. In quale ottica? Nell'ottica dell'immobilismo politico, infatti. Nel racconto si ripercorrono tutti i tentativi che i politici hanno fatto per cercare di salvare Aldo Moro, compreso Bettino Craxi, ma proprio le lungaggini e le difficoltà nel gestire quei tentativi porteranno a un vicolo cieco e quindi alla morte di Aldo Moro. Stessa cosa succederà per Bettino Craxi, perché? Perché pur essendo a conoscenza del fatto che fosse gravemente malato, niente riuscirà a cercare di riportarlo in Italia dopo che era scappato, ovviamente per sua scelta, in Tunisia, in esilio, con l'esplosione del caso Tangentopoli. Cosa era accaduto? Tanti erano i processi in cui era imputato, ma Bettino Craxi non si presentò a nessuno, sentendosi comunque un capro espiatorio del caso Tangentopoli, e in un certo senso la processione di colleghi che lo andrà a trovare lì in Tunisia tende a portare un po' verso questa direzione che la politica condivide in parte, però la politica poi non riuscirà di fatto ad evitargli una morte da esule. Marcello Sorgi ripercorre tutti i fatti con uno stile molto diretto, da giornalista, da cronista qual è, lasciando intravedere soltanto quella che è l'opinione su fatti che lui ha seguito e vissuto proprio da giornalista. Le vicende dello statista socialista sono tornate d'attualità in questo periodo perché il 19 gennaio è stato l'anniversario dai 20 anni della morte di Bettino Craxi, e secondo Marcello Sorgi è un tempo sufficiente per cercare di iniziare a fare chiarezza. Tra l'altro anche il grande schermo ha dedicato un film a Bettino Craxi, a Mamet, diretto da Gianni Amelio e interpretato da Pierfrancesco Favino, e c'è da dire che in più punti la storia raccontata sul grande schermo coincide con quanto riportato nel libro da Marcello Sorgi. Alla prossima recensione!